si è detto pentito per il gesto che ha compiuto, ha chiesto scusa alle 6 vittime. Poi naturalmente ha affrontato il discorso del suo passato, del suo malessere e anche del fatto che comunque stare in carcere, ha ringraziato anche la struttura carceraria per l'assistenza che ha avuto in questo periodo e chiedeva scusa per il gesto che aveva compiuto. Naturalmente a suo dire che stava compiuto nel momento in cui era fuori di testa, queste sono le parole che ha utilizzato. Ha chiesto scusa alle 6 persone colpite e poi ha detto altre cose che riguardano appunto il suo vissuto, il suo passato, insomma. Il corso della perizia del professor Pigozzi, e anche lo stesso Pigozzi l'aveva detto che già dal carcere, già nei primi momenti, dopo la consulenza Camerini, Luca stava maturando una revisione critica del proprio gesto, insomma, piano piano, e poi diciamo questo anche grazie all'aiuto degli psichiatri, degli psicologi, del sostegno e delle persone, dei familiari che sono stati vicini in questo momento. L'appartenenza di Luca Traini a questi riferimenti ideologici e politici che emerge anche chiaramente dalle dichiarazioni che ha reso nel corso della vicenda. Penso che siano l'elemento centrale di tutto quello che è successo e infatti per quanto mi riguarda, per quanto riguarda le parti civili che rappresento, in sede di discussione abbiamo chiesto proprio questo, al di là degli anni, al di là dell'entità dei risarcimenti, quello che è molto importante è che dentro il processo venga assunto il fatto storico. Il fatto storico ci parla di un'ideologia di destra, razzista, neofascista, che produce degli atti e questi atti sono pienamente consapevoli. Anzi, come ho detto in discussione, sono l'espressione proprio della massima autodeterminazione cosciente di Traini attraverso cui mette in pratica l'impianto ideologico.